per essere intervenuti. Oggi è la giornata di Marco Tumminello, siamo molto contenti di aver avuto la possibilità, seppur solo in prestito, purtroppo un prestito secco, per cui non abbiamo purtroppo nessun diritto patrimoniale futuro, però siamo comunque contenti di averlo per questi 5 mesi, poi non si sa mai nella vita. Ma siamo contenti perché è un giocatore molto ambito, è uno dei migliori talenti italiani per la sua età, è un giocatore che ha già esperienza professionistica. Ringrazio la proprietà per lo sforzo economico, perché si tratta di un vero e proprio sforzo economico dettato da esigenze più tecniche che patrimoniali, come dicevo prima, e quindi riponiamo molta fiducia in lui e lo ringrazio per averci scelto, perché aveva un vasto mercato e devo dire che insomma, quasi da subito c'è stato un minimo di pensieri per lui, per la sua famiglia, per il suo entourage, sulla destinazione giusta per lui per questi 5 mesi, però insomma non c'è avuto molto. Insomma, siamo d'accordo già da un po' di tempo, è stata poi una trattativa un po' lunga per vari motivi, come spesso succede a gennaio, però insomma non per motivi economici ma per altri motivi, ma comunque siamo veramente molto soddisfatti che oggi lui è qui e può rispondere alle vostre domande, quindi ve lo lascio, mi raccomando, è molto giovane, trattatelo bene. Buongiorno, grazie. Il direttore ha detto ha scelto subito a Lecce, perché Lecce? Perché a parte i colori che mi ricordano qualcosa, però poi tornare al sud come Lecce, comunque una squadra che gioca molto bene, l'ho vista tante volte giocare, il direttore comunque ci siamo sentiti spesso nell'ultimo mese, pure col mister, e le parole mi hanno fatto sentire subito a casa, quindi non ho avuto altra scelta, nel senso che mi sono concentrato a venire qua in tutti i modi e alla fine ci sono riuscito. Marco, la Atalanta ti ha preso da Roma con un prezzo specifico notevole. Sinceramente non ci sta nessuna motivazione, io come ho detto al direttore per me la Serie A e la Serie B non conta molto, perché essendo giovane la Serie A e Serie B, come ti ripeto, non conta, e la prospettiva è quella di giocare e di farsi le ossa, che sia Serie A o Serie B per me è la stessa cosa, quindi in qualsiasi squadra giocherò e la porterò sempre avanti, anzi soprattutto a Lecce speriamo di portare una promozione quest'anno. Sì. 9. Hai sempre scelto quello? No, allora il mio numero intanto è il 32, perché mi ispiro a Cristian Vieri, quindi la mia prima stagione professionale è cominciata col 32. Poi mi ha detto il direttore che era occupata da un terzo portiere, quindi ho preferito prendermi la 9, che qua c'è un bel peso specifico a quanto pare. Da Vieri, dal mio idolo. Ha detto che si ispira appunto a Cristian Vieri. Se qualcuno non lo conoscesse, come si descriverebbe a livello di caratteristiche tecniche? Allora, a livello di caratteristiche tecniche si descrive intanto come una forza fisica molto, molto, molto grossa. Poi il senso di vedere la porta in qualsiasi parte del campo e i movimenti che lui costruisce davanti, mi ispiro proprio soprattutto per i movimenti. Marco è una prima punta che ha giocato anche fra virgolette da seconda, quando era nella primavera giocava un modulo simile al nostro con un giocatore fisicamente dotato come può essere la Mantia, quindi questo non significa che non possano giocare insieme, questo era i discorsi tecnici e tattici che abbiamo fatto con Liberani prima di acquisire le sue prestazioni. Ho dimenticato prima di ringraziare l'Atalanta e Sartori in particolare per insomma, l'operazione che è stata conclusa anche abbastanza
velocemente una volta trovati gli accordi, e ecco, volevo fare queste precisazioni che poco fa avevo dimenticato. E anche la Roma, che ne detiene comunque, ha dovuto apporre una firma perché ne detiene la recompera. Lui è andato all'Atalanta, la Roma ha un diritto di recompera e quindi c'era bisogno anche della firma della Roma. Quindi il ritardo del trasferimento, visto che c'era tutto un accordo, è dovuto soltanto a cambio di agente, Marco? Cioè, qual è questo nodo, questo problema? No, il cambio di agente, io parlo sempre con il suo nuovo agente che è Enzo Raiola. Inizialmente avevo chiamato il vecchio agente Sandro Martone e Enzo Raiola. Inizialmente avevo parlato con Andrea Manfredonia. In quel frangente c'è stato questo cambio, non ha influito assolutamente, non ha influito, perché Marco, come dicevo prima, era molto ambito anche da molte società di Serie B, quindi insomma è stata una sua scelta, non siamo stati bravi noi, è stata una sua scelta, perché secondo me ha intravisto da noi la possibilità di mettere in mostra più che in altri posti le sue qualità, quindi è stata una sua, veramente una sua scelta, quindi ha fatto una scelta con cognizione di causa e speriamo che sia quella giusta, ci lavoriamo tutti. Io sono sicuro di questo, che è stata la scelta giusta. Tra i più giovani del Lecce vi è Palombi, che è razziale. Vi siete incrociati, conoscevi, se devo essere più, no? Allora, Simone è intanto più grande di me di ben 2 anni. Sì. Abbiamo giocato contro in un Roma-Lazio primavera e avevamo lo stesso agente che io detenevo prima di Enzo Raiola, che era Andrea Manfredonia, quindi ci conoscevamo tramite primavera. Sì, tramite Andrea Manfredonia, che era il nostro agente. E poi l'ho ritrovato qua e quindi sono molto felice di ritrovare un amico. Hai fatto con lui o ha fatto con lui queste partite? Ti ricordi? Io non quando c'era lui, l'anno prima segnai alla Lazio. Lui mi sa che segnò l'1-1, se non mi sbaglio segnò l'1-1, non mi dovrei sbagliare. Non mi ricordo, comunque si parla di 3-4 anni fa. Non mi ricordo. Marco, vuoi promettere qualcosa ai tifosi giallorossi? La promessa più grande che farò ai tifosi giallorossi è quella di regalarvi dei 6 mesi molto belli, sia io che i miei compagni di attacco, che vi regaleremo tante soddisfazioni e che punteremo a dare il massimo per ritrovare questa Serie A, e soprattutto che manca da tanti anni in questa città, che se la merita soprattutto. È azzardato il ragazzo, eh? Un ragazzo azzarda, gioca d'azzardo. Scelta coraggiosa, no? Una scelta coraggiosa. Sì. Molto. L'impatto con Liberati, lo conoscevi solo di nome forse, Liberati, no? Sì, il mister lo conoscevo data la sua carriera che ha fatto. Il mister l'ho sentito una volta che mi chiamò per dirmi solo come era la squadra, cosa mi potevo aspettare. E lo conosco solo tramite una telefonata. Ieri l'ho conosciuto per la prima volta di persona e mi sembra un mister molto, molto socievole, molto alla mano e che con la squadra va molto d'accordo. Poi insomma i risultati parlano chiari, è una squadra che gioca molto bene palla a terra, è una delle poche squadre che gioca palla a terra in questo campionato e quindi è merito soprattutto suo e spero di ripagare la fiducia che mi darà. Ultimamente, vista la trattativa col direttore, sono sincero, ma sono venuto pure a Salerno a vedere Salernitana-Lecce perché praticamente la cosa era quasi fatta e nell'ultimo mese ho visto queste 2 partite di gennaio e a dicembre ne ho viste altre 2-3. È partito bene, è partito con Salernitana-Lecce. Sì, ovviamente, non sono uno che arriva senza saper niente, sinceramente. Devo sapere soprattutto come gioca la squadra, i movimenti degli attaccanti, quindi un po' d'occhiato. Marco, è sorrido dicendo torna a giocare al sud. Mm-hmm. C'è stato qualche problema di ambientamento a Bergamo oppure si tratta solo di non aver trovato lo spazio? No, sinceramente dico a tutti che io sono nato in Sicilia, quindi sono del sud, quindi
L'anno scorso sono stato a Crotone e mi sono trovato bene, comunque è terra mia praticamente, quindi è come se sto a casa. Qua o in Sicilia è come se sto a casa, quindi la voglia di venire qua è stata maggiore perché sento di stare a casa, tutto qua, non perché mi sono trovato male a Bergamo, anzi. Ma come hai detto, quello di Giovanossi come da Roma, c'è sempre qualche speranza, un impianto? Ma la speranza, dici di tornare? La speranza, boh, è l'ultima a morire comunque la speranza, però sta sempre a me dimostrare se sono da ritornare a Roma oppure no, quello si vedrà col tempo.